Corsetta del mattino? Sono le 6, è tardi. Tardi! Che calegi! Poca spesa, tanta resa. Reggono anche. Non è male. Cioè, pensavo durassero meno. Ok, bella corsa. Corta ma intensa. In questo periodo, con sto freddo preferisco. Cioè, fare tutto il giro del lago con un punto intermedio in cui mi fermo a camminare è troppo freddo. Doccia! Beh sì, ora si può dire che sono una persona meglio. So che non si dovrebbe fare perché è zuccherato, ma questa qua è la mia nuova droga, perché ognuno ce l'ha sua. È al lime bacche di goji. Oh, bacche di goji a pioggia, dovunque le mettono, ma andatevene a fanculo. Perché ognuno nella vita ha le sue debolezze e la mia è... Mamma mia, che buono il burro, porca troia, ne mangerei... Poi fa malissimo, lo so, è una roba brutta, minchia, gli darei proprio dentro tantissimo. Poi, quando c'è quei coltelli qua, questo qua secondo me, alla faccia che l'ho rubato da un albergo, perché mi piaceva la forma, non giudicate, che cazzo ve ne frega. Pane, burro, marmellata, super cereali, bottiglia di tè al limone. Ok, questo è un rapidissimo tutorial su come trasformare una triste tazza. Questa è una tazza triste, comunque, una tazza veramente triste, in una tazza della felicità! Allora, una delle missioni del giorno sarà trovare un piccolo treppiede per portarmi in giro la videocamera. Se avete capito bene, oggi venite via con me. L'ho trovato! Nel frattempo il cimitero dei computer. Oggi niente moto perché meteolive.it dice che pioverà stasera e non voglio prendere l'acqua, non se ne parla. Tac. Tac. Che cazzo la linguetta? Tac. Tac. Stazione, prendiamo i biglietti. Ok, allora il libro di cui vi voglio parlare oggi, libro. Allora, tecniche per la resistenza interiore, è un libro appunto scritto dallo psicologo della nazionale, porca troia, dal tecnico della nazionale, come si chiama, di maratona, ok, della nazionale italiana, e fa tutto un discorso proprio che parte dall'evoluzione umana e arriva fino a tu che cazzeggi su Facebook al posto di lavorare. Okay. Mi sono dimenticato cosa stavo dicendo. Ok, e parla proprio di resilienza, di voglia di fare, di vita sana, quelle robe lì, e anche di come... come si dice? Scusate, rido, ma questo treppiedi ha preso la forma adesso della panda ed è a forma di svastica. Cosa avrà voluto dire? Marchionne! Insomma, è un libro che in versione PDF costa veramente una puttanata. Cartaceo non lo so, perché l'ho preso sul Kobo cazzo. Ed è uno di quei libri che io difficilmente leggo due volte un libro. Questo qui l'ho letto due volte perché uno, nella prima metà un po' ti butta giù. Cioè, è un po' cattivello lui. Però, come nei migliori allenamenti, prima ci si fa male, nel senso buono, e poi si migliora, ok? Ed è successo proprio questo, cioè a metà libro mi sentivo una merda, alla fine del libro ero veramente gasato, e poi l'ho riletto come per ridarmi la conferma che quello che mi stava succedendo in quel mio periodo di ripresa, intanto un tipo completamente contro mano, era vero, stavano succedendo le cose che lui diceva che sarebbero successe, quindi lui vede nel futuro. O forse semplicemente ha avuto a che fare con queste persone incredibilmente competitive in un tipo di sport così complicato dal punto di vista psicologico, perché secondo me non c'è niente di più devastante di una maratona fatta in modo competitivo. È un sacco di strada, è un sacco di fatica. Secondo voi è più bella l'inquadratura in seconda o in terza?
Niente, io volevo proprio consigliarti in questo consiglio di... Perché Merconsiglio non mi piace come nome. Consigli di... Beh, scegli nei commenti se ti piace di più Merconsiglio o consigli di... E io me lo dimenticherò la prossima volta. Porca troia. Al solito il parcheggio selvaggio. Quel tipo là si è fatto tutta la via in retro. Perché? Gira sto camion. Guarda quanto spazio. Guarda. Giralo. Non gli andrà la prima? Che fico, che fico. Sotto l'innocua apparenza, secondo me, di un manuale di autoaiuto, self-help, chiamatelo un po' come cazzo volete, Trabucchi, che è lo scrittore, porca troia, conduce una critica documentata e profonda della nostra società in tempo di crisi, mostrando proprio gli effetti cerebrali di molte pratiche quotidiane. Nonostante un linguaggio comunque ironico, il risultato vi assicuro che è agghiacciante. La nostra è la società del crollo delle risorse interiori. Eppure il libro non è affatto privo di speranza. Possiamo ancora farcela se non staremo fermi ad aspettare che siano le riforme politiche o amministrative a salvarci. Insomma, non arriverà. Noi siamo Rose sulla... Sai, sulla porta che sta ghiacciando, gli si stanno gelando le palle, ok? E non arriverà nessuno a salvarci, dobbiamo nuotare, insomma. Se cominceremo noi per primi ad allenare le nostre risorse interiori, allenare le risorse interiori, su sta roba ci torno lunedì prossimo di sicuro. Bonjour! Siamo pronti? Stiamo già andando? Riunione. Il Making Game di Must ha l'obiettivo di ispirare le giovani generazioni al making, per comprendere cosa suscita l'interesse dei giovani di oggi. Per comprendere cosa suscita l'interesse dei giovani di oggi, abbiamo intervistato alcuni ragazzi a cui abbiamo chiesto che tipologia di giochi utilizzano. Quale piattaforma di... Ok, per oggi basta. Piccola anteprima del nuovo kit di Radio Number One. Finatron. And we are off. Sono visibilmente invecchiato da questa giornata. Ed è tutto per il videoblog di oggi, ci vediamo domani per Giovessito, spero che vi sia piaciuto sia il consiglio del libro che la mia giornata. Ammetto di essere quel filo cotto oggi, sono un po' cotto. Buona giornata!